Tieniti forte! Questi utenti di internet si sono imbattuti in cose spaventosamente inquietanti e immagino che anche tu vorrai starne alla larga dopo aver visto queste foto. Immagina di esserti imbarcato, pronto per il decollo su un enorme jet Boeing. È la prima volta che sali su un aereo. Avevi paura, ma tutti ti hanno detto che è sicuro. Eri convinto che sarebbe andato tutto bene quando il pilota si presenta all'altoparlante con una notizia sconvolgente. Buongiorno, il volo è cancellato per motivi di sicurezza. Sembra che uno sciame di api stia stazionando su un'ala e dobbiamo rimuoverle prima del decollo. Devo dire che è la prima volta. Devo dire che vorrei scendere. Supponiamo che tu prenda sempre la strada più lunga per andare al lavoro. È uno dei tuoi momenti preferiti della giornata perché puoi goderti una passeggiata tranquilla, circondato da uno splendido paesaggio. Stai attraversando una zona un po' fangosa quando qualcosa di strano attira la tua attenzione. Cosa può essere? Ti chiedi. A quanto pare si tratta di una colonia di vermi rossi. Credo che il mio stomaco non apprezzi lo spettacolo. Hai mai viaggiato zaino in spalla in giro per il mondo? Se lo hai fatto, probabilmente ti sei spesso preoccupato di una cosa: le cimici dei letti. Quando si arriva in un nuovo ostello, la routine tipica è quella di controllare i materassi. La cosa peggiore è dormire in un letto pieno di queste piccole creature e poi dover lavare tutti i vestiti per evitare di portarle in altre strutture. In questo caso sembra proprio che una cimice e uno scarafaggio abbiano fatto a botte nel letto di questa persona. A parte gli scherzi, mi ricorda i resti di qualche insetto. Quale? Non ne ho idea. Direi a questa donna e a tutti i proprietari di ostelli di usare un qualche tipo di protezione per il materasso, in modo che i turisti di tutto il mondo possano smettere di temere queste piccole creature. Hai vinto un viaggio alle Hawaii. Ah, le spiagge di sabbia bianca e gli incredibili tramonti. Sei felice di lasciare il tuo hotel di lusso per fare lunghe passeggiate sulla spiaggia. Ma aspetta, cos'è quello? Sembra che un'aragosta si sia liberata della coda e che i resti siano arrivati a galla fino in spiaggia. Secondo gli esperti, però, non si tratta di un'aragosta. Non si liberano solo della coda. Sembra che si tratti di una specie di isopode. Gli isopodi sono crostacei che hanno un aspetto a metà tra i gamberi e le aragoste. Sembrano anche dei giganteschi porcellini di terra. Sai cosa sono? Qualcuno ha avuto un'infestazione di porcellini di terra in casa sua e non sembra una cosa con cui è bello avere a che fare. Immagina di passare le giornate a dare la caccia a queste minuscole creature in tutti i tuoi mobili. No, grazie. Quando ero bambino mi piaceva fare scherzi alle persone, ma sono anche il primo a spaventarmi quando qualcuno mi fa uno scherzo. Immagino che la persona che si è imbattuta in questa cosa sulla parete del suo ufficio non l'abbia presa bene. Ma forse si tratta di karma, giusto? È una domenica mattina soleggiata e sei andato a fare un'escursione con i tuoi amici. Sali su una montagna piuttosto ripida, coperta da una vegetazione alta fino al ginocchio. Sai cosa significa? Insetti. Il bello degli insetti è che non smettono mai di stupire. Esistono infinite varietà di insetti estremamente rari e bizzarri, mai visti prima. Il primo che incontri è questa cosa qui. È caduto dalla schiena del tuo cane. Assomiglia a un seme di giaco misto a un ragno. Speriamo che sia solo un insetto bizzarro e che non sia in alcun modo nocivo. Il tuo calzino ha raccolto qualche amico lungo la strada. Guarda da quante zecche ti ha protetto. La prossima volta che fai un'escursione come questa, devi portare con te un repellente per insetti. Ma uno forte ed efficace? Hai presente? Come un repellente a ultrasuoni che disorienti le zecche, in modo che non trovino mai la strada verso i tuoi calzini. E a proposito di insetti, un rapido test per scoprire se sei il tipo di persona che ama o detesta la vita all'aria aperta. È mattina presto e ti sei appena svegliato in una casa isolata nel cuore di una foresta. Esci e la prima cosa che vedi sul portico è un serpente che ti passa accanto. Ti faresti un selfie con lui o chiuderesti la porta e ti nasconderesti tra le coperte il più velocemente possibile? O forse, aperta la porta, sei stato testimone della muta di un insetto. Verseresti una lacrima di gioia o ne saresti disgustato? Voglio dire, guarda, sembra un cucciolo di Pokémon, è così carino! Ah, è estate, il mio periodo preferito. Si può andare in piscina fino a tarda sera e incontrare gli amici e la famiglia per un picnic domenicale all'aperto. Ma c'è una cosa che mi infastidisce molto.
le api. Mangiare all'aperto di solito significa dover condividere un po' del proprio cibo con un gruppo di api. Se solo qualche genio inventasse qualcosa per tenerle lontane dal cibo, come una frequenza ultrasonica da diffondere con gli altoparlanti, o un qualche tipo di richiamo che sia più interessante del cibo, o forse questo. Credo che questo possa andare bene. Semplice ma efficace. Lo proverò e ti dirò se ha funzionato. La cosa migliore dopo una dura giornata di lavoro è tornare a casa. Tranne quando si viene accolti da questa cosa. Voglio dire, come ha fatto questo ragno ad arrivare qui se vivi in città a chilometri di distanza dal verde? È un mistero che non risolverò mai. Porti la tua bambina di 5 anni a giocare nel parco locale. Appena arrivata, inizia a scavare in tutto il parco come un Jack Russell Terrier. La guardi divertirsi quando all'improvviso noti una cosa blu e lucente che striscia fuori dalla buca. Cos'è? Pensi. L'afferri con un bastone e si rivela un millepiedi. Sai, quelle cose che ti bruciano con le loro zampette velenose. Meglio rimetterlo nella buca o spostarlo in un altro parco. Se potessi scegliere un film o una serie TV qualsiasi in cui vivere, quale sceglieresti? Molto probabilmente una commedia romantica, giusto? Immagino che nessuno sceglierebbe di vivere come un personaggio di The Last of Us, giusto? Beh, sembra che questa persona abbia avuto un'occasione simile. Questa cosa che striscia fuori dal suolo della foresta è un fungo che imita una mano umana. L'arte imita la vita o è solo un'enorme chiazza confusionaria? Ricordi quando abbiamo parlato di viaggi zaino in spalla? Ebbene, questa persona ha avuto un problema simile. A quanto pare ha portato un mucchio di vestiti a lavare e asciugare e questo è l'aspetto del filtro dell'asciugatrice. Ci sono forse un centinaio di piccoli amici lì dentro? Sai perché si chiamano cimici dei letti se si nascondono sul pavimento e non sul letto? Si avvicinano al letto di qualcuno di notte perché sono in grado di percepire l'emissione di anidride carbonica, ovvero il nostro respiro. Se questa non è la trama di un film dell'orrore, non so cosa lo sia. Direi che questo è in realtà un oggetto di scena di un film di Tim Burton che in qualche modo si è perso ed è finito nel nostro cesto delle verdure. Dovrebbe essere una patata, ma ha la forma della mano del Grinch, se fosse bianca invece che verde. Non avrei potuto inventare queste cose nemmeno nei miei sogni più sfrenati.